L'onorevole Mario Tassone a questa importante assemblea di La Calabria che vuoi, tanti giovani, diciamo il rinnovamento della politica parte da Cassano con un movimento forte e soprattutto con una guida importante come Gianluca Gallo e stasera anche dell'onorevole Tassone. La sua prima impressione di questa sera? La mia impressione è positiva. Quando sono assunte queste iniziative sta a significare che c'è una realtà in questa nostra regione che vuole vivere, che vuole reagire, che coltiva passione, ideali che non si sono spente e vuole mandare anche un messaggio forte. Quindi da Cassano un messaggio forte da questa Calabria che vuole vivere, che vuole essere presente, quindi che non accetta di andare verso una deriva ideale o una deriva morale, quindi una reattività, molti giovani, molte presenze, un incontro con tanti amici, di amici, e questo è un valore importante in tessere rapporti, recuperare amicizie e solidarietà. E solidarietà ed amicizie che a volte anche in questa nostra regione sembrano essere un ricordo lontano. Invece questo ci dà il senso della vita, un senso di impegno, il senso anche di un progetto, che è un progetto politico, un progetto culturale e un progetto di vita. Ecco, una Calabria che vive, una Calabria che vuole vivere e che non vuole essere al rimorchio degli eventi, ma cercare anche di anticipare attraverso un'individuazione di temi e di problemi quelli che sono i percorsi che bisogna intraprendere. La Calabria, al di là della parentesi del voto amministrativo, sta vivendo una vera e propria emergenza economica, sociale. Il rapporto Svimez l'ha relegata agli ultimi posti dell'Italia. Come giudica la situazione in Calabria, come giudica la politica calabrese e cosa bisogna fare per rilanciare la Calabria? Lei che ha avuto responsabilità importanti istituzionali anche a livello nazionale, come si esce da questa crisi della Calabria? Rapporti di Svimez, noi abbiamo avuto sempre degli indicatori non positivi. Adesso credo che siamo al di là delle promesse fatte in questi ultimi tempi a livelli preoccupanti, sempre più preoccupanti, perché c'erano anche dei dati negativi che poi molte volte sono stati anche recuperati, ma c'erano anche delle speranze, delle prospettive. Quello che io vedo è l'assenza di prospettive serie, di progetti seri al di là delle promesse che vengono a essere tambureggiate continuamente attraverso le visite lampe del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei cabine di regia, e quindi non vediamo chi possa essere il regista, non ce n'è il regista nella cabina. E di una regione che sta umiliando continuamente la Calabria, di un presidente della regione che sembra vivere in un altro mondo, nel suo mondo, lontano dalla società, lontano dai fermenti, lontano dalla gente. E ecco perché la preoccupazione dell'assenza di una qualsiasi politica. La politica significa idea, essere al servizio degli altri. Ecco perché noi qui stiamo ritrovando e dobbiamo ritrovare qui, c'è, e dobbiamo ritrovare dovunque in Calabria il cuore. Se manca il cuore, se manca lo stimolo, se manca l'entusiasmo, se manca la forza, non c'è una politica. La politica significa trovare l'energia e la spinta per essere in prima fila, non a rimorchio, non attendere, non essere figuranti, non essere destinatari ma protagonisti. Questo è un passaggio forse difficile, ma è una sfida che bisogna fare e per la quale vale il rischio e vale spendersi in questo momento anche per costruire il futuro.